Grazie, ora Massimo Bonini, segretario della Camera del Lavoro di Milano. Grazie. Fermami quando vado oltre, ho sentito. Ma allora, noi devo dire che a seguito di questo patto per Milano che abbiamo insomma conosciuto l'altro giorno, abbiamo dato un giudizio positivo perché dal nostro punto di vista ha al suo interno dei contenuti che abbiamo richiesto da tempo, lo vediamo come un primo passo, lo vediamo anche come la risposta, una prima risposta ad alcuni problemi, penso al tema della mobilità, al tema della casa. Sono messi in cantiere 170 milioni, oltre 170 milioni per il tema della casa, su quale poi magari proverò a dire qualcosa. C'è poca roba sul welfare, questo deve essere chiaro, però noi vogliamo sottolineare, come l'abbiamo fatto al sindaco, l'abbiamo fatto anche di fronte al Presidente del Consiglio, ci sono alcuni difetti, ce n'è uno in particolar modo che è ora, insomma, che ci si prenda tutti una presa di coscienza e si decida bene da farsi. Uno, questo patto per Milano alle organizzazioni sindacali non è nemmeno stato presentato, quindi c'è un vulnus da questo punto di vista, siamo stati chiamati per assistere alla conferenza stampa e quindi non c'è un'attivazione del confronto con le parti sociali. Io non dico solo dei rappresentanti delle associazioni che rappresentano i lavoratori, ma anche delle associazioni imprenditoriali che continuano a fare finta di nulla, probabilmente ragionano su altri piani, su altre logiche, però nel momento in cui abbiamo fatto un ragionamento al Presidente del Consiglio poi arrivano con la testa, quindi a un certo punto di vista dobbiamo chiarirci su che cosa vogliamo fare di questo rapporto con i corpi intermedi da parte della politica, e facendo anche un parallelismo con la giunta precedente della politica tutta, perché iniziamo un pochino a innervosirci. Questo punto di vista, guardate, lo dico senza mezzi termini, perché anche a sinistra credo che si debba anche fare una discussione di quale rapporto si vuole col sindacato, perché a 360 gradi noi non siamo soddisfatti di questo rapporto che abbiamo con la politica, non c'è più interlocuzione, in alcuni casi è stato anche detto questa sera, manca spesso e volentieri nel dibattito quotidiano il tema del lavoro è praticamente sparito. Allora, le relazioni con le parti sociali sono un fastidio o una risorsa? Noi abbiamo detto al Presidente del Consiglio che in un'epoca di grandi trasformazioni, di cui tra l'altro Milano si sta facendo punta avanzata del Paese, grandi trasformazioni, grandi cambiamenti, l'avvio di un processo di digitalizzazione che aumenterà la velocità del cambiamento di questi processi, nessuno, ripeto, nessuno, a parte qualche liberista fondamentalista islamico che c'è da qualche parte nella borsa di New York o di Londra, nessuno ha la ricetta in mano di come si naviga in questo mondo. Allora, è o no una risorsa mettere a un tavolo le migliori intelligenze che stanno nella politica, tra l'imprenditore, tra il sindacato, per capire come si affronta questo tema? Ecco, allora, il problema, lo dico, lo sottolineo con questa avvenenza, perché a partire dal Presidente del Consiglio poi la risposta è stata data, certo che è un valore, una risorsa, però la risorsa viene legata proprio all'evento stesso del patto di Milano, cioè quello è il momento in cui si trovano, come dire, gli scambi di opinione e di opportunità, è così, non va bene. Io non dico tanto, io capisco che la politica oggi deve dare delle risposte molto più veloci rispetto a una volta, perché come dicevo prima, se questa fase nuova che stiamo iniziando a vedere, aumenta i processi di velocità, le risposte devono essere date più veloci, io mi rendo conto che i tavoli concertativi non hanno più senso di esistere, noi non possiamo più approcciare le trattative pensando che abbiamo ore e ore di trattativa a disposizione in attesa che le parti riescano a smussare le loro divergenze. Però io credo che un coinvolgimento delle parti sociali sia necessario per trovare tutti assieme una strada che in questo momento è difficoltosa per tutti. Ecco, quindi quando si parla di come noi vogliamo
affrontare i problemi della città, in questo caso la città di Milano, la città metropolitana, ma in temi tutti, è chiaro che insomma, o si coinvolgono gli interlocutori o altrimenti siamo sempre in un percorso in cui c'è qualcuno che la sa più lunga degli altri e gli altri sono lì a remare per cercare di dire la propria. Questo dal mio punto di vista non va bene. Dentro il patto di Milano c'è un investimento sul dopo Expo. Allora io qui batto sempre il chiodo su un tema. È importante la sala. Io credo che sia più strategico il dopo Expo per la città di Milano e per la città metropolitana. Siamo d'accordo che l'evento di Expo è controverso, i dati occupazionali, l'abbiamo detto anche noi, non hanno dato il segno che alcuni, cioè da tutte le parti, compreso anche il sindacato, hanno avuto un po' un atteggiamento bulimico rispetto a quando si avvicinava l'evento di Expo, sembrava che dovessero sfogliare centinaia di migliaia di posti di lavoro. In realtà questa cosa era palpabile che non era fattibile. La prova del 9, la cartina tornasole, è che con le associazioni datoriali non abbiamo fatto grandi accordi per gestire nel territorio, ribadisco, nel territorio l'evento di Expo. Casi eclatanti sono il fatto che con l'associazione degli albergatori, l'associazione dei ristoratori, cioè i pubblici esercizi, non si sono fatti accordi di gestione, quindi vuol dire che anche le imprese a un certo punto si sono accorte che questa cosa non aveva la portata desiderata all'inizio. Però è innegabile, qui è lì che insisto, è il dopo Expo della città e del territorio che va oltre i confini della città metropolitana, perché qua invece gli indicatori sono abbastanza chiari. Ci dicono che lì bisogna investire perché è sotto gli occhi di tutti, Milano è trasformata da dopo Expo. Lo dico perché per anni ho seguito il settore del turismo. Prima di Expo gli alberghi chiudevano ad agosto, con una qualsiasi azienda del terziario, una qualsiasi fabbrica. Oggi ad agosto gli alberghi rimangono aperti e comunque qualche investimento sull'occupazione si è fatto. Questo vale anche per i pubblici esercizi, bar e ristoranti. Milano è cambiata nel dopo Expo perché c'è già oggi un'offerta culturale, altrimenti i turisti non verrebbero, che è valorizzata meglio. E qui bisogna dircela un po' tutta, noi milanesi non conosciamo perfettamente bene la risorsa che abbiamo, le risorse che abbiamo nel nostro territorio. Oggi lo scopriamo con un po' di stupore perché ci chiediamo come mai c'è questa presenza così importante di turisti nel nostro territorio. Expo finita, ma quella presenza c'è tutta. E bisogna creare una situazione che ha a che fare in maniera limitrofa con la cultura, penso alle rappresentazioni teatrali, il Teatro della Scala, ma non solo, che è tutta quella partita che riguarda l'intrattenimento. Sembrano brutte parole, però in realtà lì dentro ci sono sacche di occupazione che per noi sono fondamentali, anche strategiche e importanti. Allora, per fare tutto questo, noi ci dobbiamo rendere consapevoli che abbiamo delle risorse nel territorio che secondo me devono essere valorizzate recuperando proprio lo spirito di Expo che magari può essere mancato, il tema, intendo il titolo dell'evento, della manifestazione universale, che è stato un po' magari sacrificato durante l'evento stesso, che è tutto quello che riguarda la filiera del cibo. Anche qua, guardate, c'è una connessione con l'occupazione, ce lo dimentichiamo anche qui. Il sud di Milano è la seconda o la terza area maggiore di produzione agricola d'Europa. Non lo sappiamo, ma se Expo parlava di cibo, a Milano abbiamo il tema della produzione del cibo. Lì vanno valorizzate le produzioni, la ricerca che viene fatta in questi territori, che è intensiva ma che dà dei risultati anche di sostenibilità di produzione intensiva. Certo, poi qui arriva il tema del sito espositivo, perché è un pezzo dell'anello e lì si deve, dal mio punto di vista, insediare un capitolo importante per la ricerca, perché lo diciamo tante volte da sinistra, questo paese deve investire in ricerca e lì ne abbiamo l'occasione se lo viene fatto in maniera intelligente. Allora lì come si recupera il tema di Expo? Si recupera parlando della ricerca che riguarda l'agroalimentare fino ad arrivare a come il cibo può incidere sullo stato della salute dell'essere umano, come si migliora per esempio la produzione
del cibo, quando noi guardiamo al terzo mondo, per esempio, che ha enormi difficoltà da questo punto di vista. E chiudiamo il cerchio nel momento in cui parliamo della valorizzazione della filiera del cibo e parliamo di territorio, di consumo del cibo nel territorio diffuso, e qui abbiamo le eccellenze culinarie sono Milano, qua ce lo dimentichiamo, e anche in quel caso vanno valorizzate, perché c'è qui dentro c'è occupazione ed è occupazione che cresce costantemente. Il terziario, i servizi di ristorazione, bar, alberghi, è un trend che meno prima di Expo, ma oggi continua a dare dei dati di investimento sull'occupazione positivi. Tutto questo chiaramente poi si interseca con il tema della città metropolitana, che a noi è molto caro, e anche noi siamo dell'idea che si debba investire in maniera convinta sulla città metropolitana. Io sono tra quelli che pensano che nei prossimi decenni, per tutti i processi che cercavo di descrivere prima in maniera molto grezza e sintetica, la competizione nel mondo sarà maggiormente tra aree proprietarie piuttosto che tra macro regioni o paesi addirittura. E da questo punto di vista Milano, senza una città metropolitana, parte in notevole svantaggio. Basta guardare l'Europa, oggi Milano, la città metropolitana, conta 3 milioni di abitanti, ma se noi facciamo un paio con Parigi, Londra, Berlino, Barcellona, Madrid, siamo completamente al di sotto del target di riferimento. E allora bisogna per forza unire le energie, bisogna lavorare perché la città metropolitana porta un miglioramento del territorio, una gestione più ampia del territorio per i problemi che noi abbiamo oggi porta assolutamente un miglioramento. La mobilità è uno dei temi. Quando parliamo, l'abbiamo sentito dal Presidente del Consiglio, l'abbiamo sentito anche alla luce del terremoto che c'è stato a fine agosto in centro Italia, adesso parte questo capitolo di Casa Italia, che anche quello è un primo abbozzo di tentativo di interloquire con le parti sociali, perché noi di dentro ci siamo fortunatamente per dire la nostra. Allora, quando parliamo di sviluppare il territorio e metterlo in sicurezza, io qua sottolineo sempre un tema. Questo è il territorio che sicuramente ha un basso rischio sismico, ha qualche problema di alluvioni con il Seveso e il Lambro, e c'è l'investimento nel patto di Milano, però è uno dei territori più inquinati d'Europa, e da questo punto di vista io chiedo a tutti quanti di smettere di fare tifosi di calcio e agire laicamente su questo tema. Dal punto di vista della produzione, dal punto di vista della mobilità, dal punto di vista di come noi riconvertiamo gli edifici a partire da quelli pubblici, perché ritengo che poi l'esempio debba partire da lì. Ogni volta che si entra in un ambiente pubblico d'inverno bisogna mettere il costume da bagno, perché c'è un caldo estremo, ed estate c'è un condizionamento altrettanto estremo. Se non si parte lì a riconvertire una sostenibilità anche di quelle strutture, voglia convincere i cittadini, comprese anche l'impresa, a fare scelte diverse, in particolar modo i commercianti, che ogni volta che si disegna una pista ciclabile davanti si mettono di traverso sulle barricate come se noi arrivassimo lì con i carri armati e la zucca, perché abbiamo dimostrato che in alcune aree d'Europa, in tante aree d'Europa che investono sul tema della mobilità alternativa, visto che abbiamo anche la fortuna di essere in un territorio pianeggiante, i punti di snodo, di interscambio tra mobilità classica, pubblica e mobilità dolce, devono insomma avere il coinvolgimento di tutti. Quindi questo, il tema ambientale, è un altro dei temi strategici di questo territorio, e qui, parlando di città metropolitana, si parla anche di casa, e io credo che il tema sia centratissimo. Facendo alcune aggiunte da questo punto di vista, perché il tema della casa è strategico dentro il disegno della città metropolitana? Perché noi corriamo il rischio di avere tante periferie. Oggi, se noi parliamo di Milano, parliamo di una periferia, che è quella che chiaramente sta tra la prima cerchia dell'Interland e il primo snodo di ingresso della città di Milano. Ma se noi allarghiamo il confine e parliamo di città metropolitana, noi rischiamo di averne tre, forse quattro di periferie, con tutti i problemi connessi che abbiamo visto crescere in questi anni. Quindi rischiamo di avere una città che va a troppe velocità diverse: il centro,
la parte semiperiferica che oggi noi vediamo come la periferia di Milano, e poi una grande ed enorme periferia che sarebbe tutto l'Interland milanese, dove all'interno sicuramente ci sono delle situazioni di buon livello, di buona gestione del territorio, ma ce ne sono tante altre che poi diventerebbero delle periferie da gestire. Qui la casa, come dicevo prima, diventa strategica. Altro punto di osservazione: bene gli investimenti nelle opere pubbliche rispetto all'edilizia pubblica. Facciamo una riflessione però: Milano ha un altro grande problema oltre a questo, che è quello degli alloggi sfitti privati. Ce ne sono anche qua decine di migliaia, sono anche qui uno dei tassi più alti d'Italia. Perché? Perché Milano ha una situazione anomala che è difficile riscontrare in altre città, perché Milano ha delle caratteristiche sue tutte peculiari. Noi abbiamo grandi masse di persone, di famiglie, che vivono in quella che noi chiamiamo un po' la terra di mezzo, e cioè sono troppo ricche per accedere all'edilizia pubblica, ma troppo povere per accedere al mercato privato. Anche gli affitti, io poi condivido, insomma, entriamo anche in un'epoca dove poi anche le nuove generazioni fanno fatica solamente a pensare di comprare la casa, quindi manca nel paese tutto, anche a Milano, un mercato di edilizia privata dell'affitto. Ecco, però questo è un problema. Allora, noi ogni volta che andiamo a cercare delle soluzioni rischiamo di andare a guardare sempre da una parte e non guardare dall'altra. Abbiamo agito in questi anni attraverso l'azione del nostro sindacato degli inquilini, che ha modificato e ha fatto un accordo con la giunta precedente positiva, che ha leggermente alzato il canone concordato, perché altrimenti lì bisogna trovare un equilibrio tra chi occupa le case e chi le occupa, nel senso che paga regolarmente un affitto e ha un contratto, e il proprietario di casa, perché se noi abbassiamo il canone concordato troppo, è chiaro che quelle case lì rimarranno e continueranno a rimanere sfitte. Ecco perché anche da questo punto di vista noi crediamo che la città metropolitana sia uno degli elementi strategici. Perché la città metropolitana, anche da questo punto di vista, è importante, anche qui il tema toccato dall'introduzione, e cioè quella che si chiama rigenerazione urbana, cioè il recupero delle aree dismesse. Stiamo parlando degli scali ferroviari, delle caserme, ma c'è tutta un'enorme massa di metri quadri, e se noi pensiamo alla città metropolitana vi viene subito in mente la geografia, quelli che io chiamo i buchi neri, cioè i buchi post-industriali. Milano sta vivendo una trasformazione del territorio dovuta proprio a come stiamo diventando, cioè un'area metropolitana che vede ormai concluso il processo di deindustrializzazione, grandi fabbriche, grandi industrie non ci sono più, ma d'altro canto non ci sono in nessuna delle grandi città europee che per esempio citavo prima, e questo è un problema del quale noi ci dobbiamo occupare, perché quando noi parliamo di ambiente, di mobilità e quant'altro, cosa facciamo dentro l'area Expo, dentro gli scali ferroviari, in realtà stiamo già dando una traccia rispetto a cosa facciamo dentro queste aree, cosa faremo. Guardate, sono milioni di metri cubi, è una cosa francamente della quale noi ci dovremmo occupare in maniera organica. Io ho chiesto una governance, per esempio, alla tavola della città metropolitana, che è stata convocata una volta negli ultimi 8 mesi, giusto per darci un'idea. Bisogna che ci sia qualcuno che dia una coordinata e una traccia rispetto a cosa facciamo dentro a questi buchi neri, altrimenti ricorriamo un altro rischio, ce lo ritroveremo, lo consegneremo ai nostri figli e ai nostri nipoti, e sarà identico a quello che stiamo vivendo oggi, cioè cosa faremo dei buchi neri. Oggi ci interroghiamo cosa facciamo dei buchi neri post-industriali, tra 50 anni probabilmente ci chiederemo cosa facciamo dei buchi neri post-commerciali, perché in queste aree, se ci fate caso, crescono più o meno in maniera diffusa, ma con grandi metrature, grossi agglomerati commerciali. L'ultimo che hanno aperto è ad Arese, il più grande d'Europa, il prossimo più grande d'Europa, quindi guardate anche qui le voci, i titoli, perché qui se continuiamo ad aprire il più grande d'Europa ci troveremo sommersi da queste aree. Guardate bene, io parlo perché arrivo da quel settore,
sembra quasi che stia negando uno spazio occupazionale, ma quel settore è già in crisi dal punto di vista occupazionale, lo dicono i dati, c'è un calo dell'occupazione, ci sono grandi ristrutturazioni, c'è grande utilizzo di ore di cassa integrazione e di licenziamenti collettivi da qualche anno. I contratti aziendali sono stati cancellati tutti, il contratto del lavoro non si rinnova da 3 anni, quindi c'è un settore che non se la passa bene. I dati sui consumi alimentari, quando parliamo di supermercati, sono in calo da diversi anni. Quindi insomma è un ragionamento che deve essere fatto con la testa sulle spalle. Quindi bisogna decidere cosa facciamo dentro queste aree. Io tra l'altro ho già proposto più volte di utilizzarle per una serie di questioni. Allora, siamo un grande territorio post-industriale, pensiamo all'area di Sesto Giardino San Giovanni, infatti, la Breda, ma non è possibile che anche lì l'unica memoria che rimane di quei luoghi è un centro commerciale sotto i capannoni della Falco? Allora, quello non è la memoria, lì non è tramandare le future generazioni quello che sono stati quei luoghi, lo dico io che sono una delle nuove generazioni, noi abbiamo bisogno di quella memoria, perché anche quella memoria genera turismo e genera occupazione. Lo vediamo, viene citato sempre a noi nel sindacato, soprattutto nel settore dal quale provengo. Nella Ruhr, in Germania, c'è stata una riconversione di questo tipo che ha guardato al recupero della memoria di quei luoghi ed è una meta turistica che dà occupazione, che dà valore aggiunto al territorio, e noi nel centro vitale di questa storia a Milano, nell'area metropolitana, ce ne dimentichiamo bellamente. E questa è una critica che ho fatto all'amministrazione comunale di Sesto San Giovanni, e non va bene, non va bene. Questi centri nascono, e anche qua fateci caso, non c'è mai un mezzo pubblico di collegamento, e quindi aleggi con le rotonde, con le strade, con le macchine che si muovono e gli abitanti della zona che si incazzano regolarmente perché viene stravolta la loro vita. Poi è inutile che parliamo di prolungamento della metropolitana a sud e a nord di 2 fermate. Allora bisogna ragionare un po' con la testa sulle spalle da questo punto di vista. Io credo che questo sia uno dei terreni veramente strategici per il futuro. Noi al momento, così chiudo, vado alla conclusione, teniamo in sospeso il giudizio rispetto ai rapporti che abbiamo con questa giunta. L'ho fatto all'inizio, le relazioni sindacali in questo paese in generale non se la passano bene. Noi non siamo più coinvolti nei processi decisionali, anche quando, soprattutto quando si parla di lavoro. Purtroppo mi viene da fare un po' a volte una provocazione amara, una riflessione che facevo venendo qua, perché abbiamo dato disposizione di mettere le bandiere a lutto per la morte di Ciampi, che per noi insomma è stato un riferimento importante, perché è colui che ha avviato la concertazione. Sicuramente ha bisogno di ricercare modalità nuove, però qui tra un lutto e l'altro, il terremoto, le azioni terroristiche internazionali ci fanno mettere molto spesso le bandiere lutto. Noi tra un po' le mettiamo, perché dobbiamo, le mettiamo in maniera permanente, perché non si capisce più se noi dobbiamo continuare a esistere oppure no. Perché da un lato ci si spinge verso la contrattazione aziendale, perché se vedete i contratti nazionali si fa fatica a rinnovarli, perché sono diventati anche quelli un orpello da dover eliminare, ma se spingiamo la contrattazione dentro i luoghi di lavoro stiamo parlando al 20%, se va bene, della platea dei lavoratori. Noi avremmo l'ambizione di andare oltre, di andare anche dentro il lavoro autonomo. Insomma, è una riflessione che io inizio a dire poco con un grido di allarme, perché se noi siamo di fronte a questi processi di trasformazione, io credo che non possiamo fare a meno di costruire nuove relazioni. Noi una proposta l'abbiamo dentro la Carta dei diritti, che è una proposta che fa la CGIL, tra l'altro quando sarà finita la battaglia sui referendum costituzionali, partirà questa nuova battaglia, credo che se tutto va bene, andrà bene, ad aprile ci saranno i 3 quesiti referendari che propone la nostra organizzazione, che diranno insomma di intervenire rispetto all'abolizione di alcuni pezzi di Jobs Act, licenziamenti, appalti e voucher, che sono un altro grande dramma che stiamo vivendo in questi giorni. Però l'interrogativo noi ce lo stiamo ponendo,
sarà una novità per noi, faremo una campagna elettorale alla quale un'organizzazione sindacale non è abituata. Quanto consenso riusciremo a trainare sui temi del lavoro? Perché quelli saranno referendum che faranno parlare il paese di lavoro. Ne faranno parlare, è il punto di domanda che amaramente ci rimane in testa, perché francamente il dibattito su questi temi da molto tempo è un po' scarso e un po' scadente. Grazie. Ultimo intervento, Matteo Principe, segretario di Fondazione. Io provo a riprendere il filone che tratteggiava Bonini, cercando di non ripetere le cose che sono state dette, su cui grandemente in parte su alcuni punti magari ci sarebbe da approfondire, però diciamo che concordo su alcune valutazioni. Il dopo Pisapia. Presto ovviamente nel dare una valutazione su, come diceva Basilio, ancora non abbiamo visto gli atti concreti di un'amministrazione che è fatto attraverso delle scelte che diventano impegnative dal punto di vista di deliberazioni. Vediamo in questo momento una serie di progettualità o di intendimenti che per alcuni aspetti possono essere positivi, per altri sono diciamo dei tentativi. Che cosa sarà giudicata questa amministrazione, che lo voglio o meno? Sarà giudicata da come gestirà le cose che si diceva sugli scali ferroviari, sulla partita di Expo, sulla partita della Città Studi, che è anche una cosa molto sicuramente intrigante dal punto di vista urbanistico, di che cosa si farà. Trasferimento dell'università, eccetera, sarà giudicata su come gestirà una partita di circa 2 miliardi e mezzo, dicono le associazioni imprenditoriali, di plusvalenza rispetto a quanto sostanzialmente fa l'investito e il guadagno che gli operatori immobiliari in tutte queste partite pensano di poter ricavare. Una cifra enorme. Allora, questa amministrazione sarà giudicata se questo avverrà nell'ambito dell'interesse pubblico o nell'ambito del consociativismo che ha guidato questa città, con l'intervallo lodevole dell'amministrazione Pisapia, negli ultimi 20 anni. E questo sarà il giudizio alla fine su come si potrà guidare questa grande trasformazione di questa città, a cui, oltre alle cose che giustamente diceva Bonini, le preoccupazioni sul commercio, sulla trasformazione digitale, che è già molto più accentuata, non la si vede, ma quando si svilupperà in termini concreti non è che passeranno 20 anni, passeranno probabilmente non più di 5 anni nel dispiegare le trasformazioni che provocherà, e provocherà, aggiungo come elemento le cose che diceva Bonini, un'altra cosa. I quarantenni di oggi, Milano, chiedeva Basilio conferma, no, perché lui è pensionato, ma mi sembra che abbia circa il 35%, 38% di pensionati. Ecco, guardando in prospettiva, i quarantenni di oggi che andranno in pensione forse verso i 70, probabilmente, se non innescono un meccanismo a salire ulteriormente, probabilmente andranno in pensione per la situazione diversa rispetto a quanto hanno avuto i lavoratori fino ad oggi, forse intorno ai 700 euro, 750, col mix che hanno avuto di precarietà, di lavoratore diretto, autonomo, quant'altro, forse potranno ambire a una pensione intorno ai 750 euro. Io personalmente sono assillato, penso anche voi, dalle assicurazioni che ogni giorno ti chiamano per venderti qualche prodotto finanziario per recuperare il margine. Perché dico questo? Perché è una città che sta andando in alto da una parte,
ma sta andando in basso molto rapidamente da un'altra parte. E quindi c'è il rischio che oltre alle due o tre periferie dell'area metropolitana che indicava Bonini, è molto facile che si crei anche un livello di scala sociale molto più accentuato rispetto a quanto abbiamo oggi, perché la crisi ha prodotto anche che cosa nella nostra città? Che il ceto medio sia sostanzialmente molto più livellato rispetto a non solo a 15 anni fa o 10 anni fa. Dico questo perché interessa un'amministrazione pubblica. L'amministrazione pubblica, nelle scelte che deve fare, non può guardare semplicemente l'interesse dell'operatore, in questo caso per quanto riguarda le trasformazioni, deve guardare l'interesse pubblico, questa è la sua missione. L'amministrazione, una delle, ad esempio, delle critiche che noi abbiamo rivolto e che è stato anche oggetto un po' della rottura finale con l'amministrazione Pisapia sulla questione degli scali e sulla questione delle case popolari, era partire da questo. Un'amministrazione pubblica ha come scopo il benessere pubblico, non ha come scopo quello di sviluppare gli operatori privati, o lo sviluppo del benessere pubblico avviene esclusivamente attraverso lo sviluppo degli operatori o l'interesse degli operatori privati, anche e non esclusivamente, ovviamente. E quindi quello che oggi ci si deve interrogare è se questa amministrazione è in grado di poter guidare questa partita così impegnativa. Io sono più preoccupato di Basilio rispetto ai primi passi, rispetto delle nomine, perché quando si fa politica si scelgono delle persone, quando si fa si scelgono delle persone che devono avere un futuro, devono dirigere delle società dal punto di vista manageriale, si guarda anche il profilo di queste persone. E il profilo di queste persone sono essenzialmente finanziarie. Siccome io penso che il sindaco, essendo un manager, non è uno stupido e venga da quei monti e che comunque sa scegliere le persone e i profili quantomeno, mi interrogo su perché i profili vengono tutti, ad esempio, dal mondo di Unicredit, dal mondo dell'alta finanza e anche della finanza speculativa. Perché sono state scelte queste persone? Sicuramente avevano dei curriculum adeguati, non voglio pensare male da questo punto di vista. Ma perché c'è questa attenzione spasmodica all'aspetto finanziario? Forse qualche interrogativo potrebbe arrivarci rispetto alle scelte che potranno essere fatte sulle partecipate, la 2A, in SEA o quant'altro. Magari è un preconcetto mio, spero che così non sia, che vengano tutelate sia i lavoratori che la valorizzazione di queste società grandemente a partecipazione pubblica. Quindi il giudizio sull'amministrazione Sala è oggi sicuramente in sospeso. Mi associo a chi sottolineava con un'aggiunta, però, perché si sono trovati 30 milioni di euro con un risparmio accorpando, perché questo è stato fatto, mi pare, accorpando i vari mutui che l'amministrazione aveva, il mistero, perché per quanto riguarda me e Vladimiro probabilmente è un mistero del perché l'amministrazione Pisapia non abbia potuto, non abbia voluto fare questa cosa, che era probabilmente la cosa più ovvia che doveva fare un'amministrazione di centro-sinistra dopo 20 anni di amministrazione e di degrado delle periferie, e non si è riuscita a fare. Ebbene, è giusto che vengano trovate queste risorse, che vengano applicate. Una persona come Rabaiotti mi sembra competente, sicuramente per una partita di questo almeno competente, spero che possa, se vengono stanziati questi soldi, questi fondi, possa aiutare a risolvere quelle emergenze sociali che citava Anita nel suo intervento, che era sotto gli occhi di tutti già da prima, ma che ora forse si trovano queste risorse. Intorno a questo, l'interrogativo che penso che
chi opera nel sindacato, chi ha responsabilità politiche debba avere, e se in questi 5-10 anni, diciamo, l'amministrazione si dà un orizzonte di 10 anni come operazione, se in questi 10 anni si riesce a ristabilire un'interlocuzione con una città che cambia, che non è fatta solamente nella parte centrale. L'interlocuzione con la parte che cambia è un'interlocuzione con tutti quei pezzi di periferia che si muovono per conto proprio. Cioè non c'è una visione organica ancora nel riscoprire, ad esempio Anita citava la questione degli spazi sociali e cose di questo genere. Ad esempio, spero che la partecipazione civica dei cittadini nell'utilizzo degli spazi era una delibera già pronta, basterebbe prenderla, ripresentarla e approvarla immediatamente, che si aprirebbero ovviamente degli spazi oggettivamente positivi, ma su tutta la città, non solamente sul canale, per l'utilizzo di quegli spazi che venivano citati, che sono spesso degradati o lasciati andare per conto proprio. Quindi un giudizio sicuramente che ora è prematuro, però alcuni accenni critici penso di averlo dato. L'ultimo spazio. Il sindacato ha un ruolo importante, e ha un ruolo importante anche nei rapporti con l'amministrazione, che è la più grande azienda del Comune di Milano, se non erro, da un punto di vista della... E la valorizzazione diceva Vladimiro, la valorizzazione dei dipendenti comunali è una delle catene di tornasole per capire se c'è un processo solo di ottimizzazione delle risorse, oppure c'è un investimento verso le risorse, perché ovviamente ci sono degli aspetti che sono deficitari rispetto all'organizzazione del lavoro, ma ci sono degli aspetti anche che non vengono valorizzati e che è stupido non valorizzare, e sono gli stessi lavoratori del tempo a chiedere questo. E quindi il binomio, le varie cose che si diceva tra il sociale, tra gli investimenti che verranno fatti e le scelte che verranno fatte dal punto di vista urbanistico, guardando un po' al futuro, da qui si capirà se il dopo Pisapia è una continuità con qualche discontinuità oppure è una rottura. Io personalmente penso che comunque quanto si è rotto negli ultimi anni difficilmente si riesce a ricucire, e che Sala giustamente porterà avanti il suo profilo che non sarà quanto avevamo ipotizzato purtroppo nelle speranze, nelle sollecitazioni che i 5 anni di Giuliano Pisapia ci aveva promesso, che aveva innescato come meccanismo di cambiamento. Ultimo punto e concludo. L'amministrazione ha una, si citava la questione della città metropolitana, allo stato attuale la città metropolitana potrebbe andare domani mattina al voto popolare, perché è un voto diretto, quindi ora saremo a un voto indiretto di secondo livello con 24 consiglieri, pensate, 24 consiglieri che dovrebbero governare 3 milioni e mezzo di cittadini con la complessità di questa città metropolitana. A parte l'aspetto democratico della rappresentanza, c'è un aspetto di scelte politiche. Allora, non è che si può far venire il governo, parlargli dei fondi della città metropolitana e non ricordargli, scusa caro Renzi, ma noi abbiamo fatto i compiti, perché non le mani con un semplice decreto legge a far data queste città metropolitane, avendo i requisiti, si può dare il voto diretto come previsto dalla legge? Questo non è stato fatto, e la cosa mi preoccupa alquanto, perché evidentemente se non è stato fatto ci sarà stata una motivazione
politica, non penso che sia stata una disattenzione. E pensare che i prossimi 5 anni, scusate, fino alle elezioni della decadenza dell'attuale amministrazione, quindi sì, 5 anni, la città metropolitana viene retta come elezioni di secondo livello, è un qualcosa che ha un che di scandaloso, ha un che di imbroglio, perché sappiamo perfettamente che non può essere gestita, non solo per una questione di rispetto finanziario. Guardate, io ho intenzione di prendere, di organizzare un tour per i cittadini, venite nella città metropolitana, l'ex provincia di Avivaio, e guardate che cosa c'è. C'è un bellissimo palazzo, vuoto, silente, deserto, non si capisce che cavolo fanno i dirigenti, non si capisce chi comanda, non si capisce chi dirige, non si capisce niente. È un qualcosa che è, non regge da ogni punto di vista, non solo per le cose che diceva Basilio, chi deve andare a fare i controlli, chi li dirige, chi deve fare queste cose qua, non c'è. Mi domando come può essere invertita questa situazione. Guardate che se non viene invertita, e io penso che l'unico modo per invertire è ritornare al giudizio degli elettori veri, non degli elettori di secondo livello, i consiglieri comunali o i sindaci, che appunto hanno già tanto da fare nelle loro incombenze. E questo aspetto non è un buon viatico anche per Sala, per tutte le cose che dicevi tu, anche diciamo per l'impegno che dovrebbe avere la città metropolitana anche in prospettiva. E questo aspetto che non si va al voto, per me è una cosa sicuramente che non è un buon inizio della città metropolitana da parte dell'amministrazione di Sala. E questo, con questo concludo, perché non vorrei perdere troppo le cose. Sì, vista l'ora, io chiudo qui questo dibattito, sapendo che i temi ovviamente hanno portato a dilungarsi tutti quanti, perché sono temi molto ampi, complessi, che si intrecciano tra di loro e che soprattutto continueranno nei prossimi mesi, non solo nella discussione, non solo con la sinistra, ma soprattutto nell'azione, sia delle forze politiche che sindacali che sono qui. Credo che assieme alle menti di differenza se ne emersi anche molti contenuti condivisi sui quali credo si potrà cercare di svolgere un'azione comune, perché alcuni obiettivi, come tutti hanno detto, bisogna assolutamente realizzarli.